Eccoci qua, buonasera a tutti. Stasera mi richiede il telefono in verticale, non ci si azzecca mai. Buonasera a tutti. Allora, stasera sono un po' in ritardo e mi dicono che ci sia il commissario Montalbano che mi frega l'audience. Ciao Chiaro, buonasera. Ma è vero che c'è il commissario Montalbano che mi frega l'audience? Ma come faccio? È un problemone. Allora, Chiara, buonasera, Giuseppe, buonasera, ciao, ben arrivati. Beh, allora, io spero che Riccardo stia meglio, vero Chiara? Spero, dimmi di sì, spero proprio che stia meglio. E stasera di che cosa parliamo? Stasera vi vorrei svelare un po' di misteri sul... Ciao Chiarina! Santa Chiara, oggi abbiamo passato una giornata veramente d'inferno. Mettete dei cuoricini per Santa Chiara. Veramente oggi è stata una giornata infernale. Infatti si vede dai miei capelli, vedete, potete osservare dalla mia capigliatura che effettivamente è stata una giornataccia. Bene, basta non guardare la TV, hai ragione, e quindi però non possiamo nemmeno dire di guardare Facebook più di tanto perché torna male. Un po' di cuoricini per la Chiara, ippi purrà per Chiara. Ragazzi, non avete idea delle avventure che ci capitano. È micidiale, bellissimo il nostro lavoro, è stupendo, ricco di soddisfazioni, ma è dura assai. Allora, ragazzi, dunque, vi dicevo. Oggi vorrei rispondere a un po' di domande riguardo ai dentifrici. Beh, perché noi sapete che siamo molto pragmatici e quindi devo dire che tante volte appunto i pazienti giustamente mi richiedono: ma qual è il dentifricio migliore? Ve lo sarete domandati anche voi molte volte. Soprattutto quando vi trovate magari al supermercato, ne usciamo sempre, sì, è vero che ne usciamo sempre, un po' zoppicante, ma ne usciamo sempre. E, no, devo dire che nel caso, ma insomma, tutti i professionisti e tutti i team ovviamente funzionano così, ma devo dire che nel nostro caso siamo veramente forti insieme, quindi ci aiutiamo tantissimo. Grande Chiara. Allora, dicevo appunto, di che cosa parliamo? Parliamo del dentifricio. Parliamo del dentifricio perché appunto vi dicevo molto spesso ovviamente ci poniamo il dubbio, no? Quale sarà il dentifricio migliore, che caratteristiche deve avere, sono tutti uguali? Tante domande che ci frullano per la testa, soprattutto quando appunto andiamo al supermercato, nei grandi magazzini e ci troviamo di fronte a una parete con 1 miliardo di tubetti di dentifricio e quindi cominci a pensare, boh, quale prendo? Quello con la scatola più carina, quella con i luccichini, quello che mi promette mirabilia, sbiancante, non sbiancante, eccetera. E quindi mi piacerebbe un po' chiarire alcuni punti. Quindi intanto, se avete delle domande, dei quesiti, per favore, scriveteli sotto in modo tale che possa rispondervi e poi risponderò comunque alle domande che normalmente mi vengono fatte dai pazienti e in questo caso appunto dalle persone che mi hanno postato appunto un po' di domande e di chiarimenti. Allora ragazzi, dunque, prima cosa, a cosa serve il dentifricio? Che caratteristiche ha il dentifricio? Il dentifricio essenzialmente è un sapone, diciamocelo, è un sapone. È un sapone che viene condito con un profumo, un aroma gradevole, più o meno gradevole, ma fondamentalmente è un sapone. E la funzione essenzialmente è quella di aiutarci a rimuovere meglio la placca batterica. Quindi, intanto, una prima cosa che abbiamo capito è che il dentifricio è utile, va utilizzato, perché ci sono delle correnti di pensiero che consigliano ai pazienti di non usare il dentifricio, ma per esempio di creare delle creme domiciliari, quindi di fare a casa delle cremine. Per esempio, con il sale, l'acqua ossigenata, il succo di limone. Ragazzi, non lo fate, non lo fate, non lo fate. Ditemi un po' chi è che l'ha fatta almeno una volta nella vita, perché magari ha letto su una rivista di quelle per sole donne, di questi rimedi della nonna. Allora, il rimedio della nonna non è che vada sempre molto bene, perché appunto, come vi dicevo, che cosa succede? Succede che intanto il sale e il bicarbonato sono estremamente abrasivi. Considerate che le sostanze che vengono utilizzate all'interno delle paste dentifrice che troviamo in commercio normalmente
Mediamente sono ultramicronizzate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono ridotte in particelle sferiche piccolissime che hanno il diametro di alcuni micron, quindi non hanno la capacità di essere lesivi. Quindi un primo elemento importante è questo, quindi io direi no assolutamente alle paste fatte in casa, appunto normalmente mi viene chiesto, ma se io mescolo, come vi dicevo, il bicarbonato, l'acqua ossigenata, il succo di limone, anche perché intanto abbiamo in questo caso la componente abrasiva, quindi bicarbonato e sale, dall'altra parte abbiamo per esempio il succo di limone che ragazzi va tantissimo, anche mio marito che lì sta guardando va tantissimo. Allora il succo di limone che cosa fa? È un acido, è acido citrico ed è l'acido più forte che abbiamo in natura, ha un pH che si aggira intorno a 2, voi considerate che il grado di acidità della bocca, noi non dobbiamo avere la saliva acida, dobbiamo averla, come un po' di tempo fa abbiamo detto, dobbiamo averla intorno a 7,4, quindi un valore neutro. Se noi ci mettiamo un acido fortissimo, che cosa succede? Che la nostra saliva diventa estremamente acida e, guarda caso, comincia a sciogliere, cioè un processo di dissoluzione dello smalto. Sapete che lo smalto è molto ricco di minerali e quindi se noi ci mettiamo sopra un bell'acido, piano piano tenderà a scioglierlo, ok? Quindi questo è già il succo di limone, mi raccomando non fate queste pappette perché sono estremamente lesive. Tornando al nostro dentifricio, intanto una curiosità, per preparare questa diretta mi sono un po' informata come al solito perché è anche un divertimento, no? Un modo comunque per imporsi, di informarsi, di leggere, eccetera. E ho letto che i primi dentifrici appunto li hanno fatti addirittura, c'erano in epoca romana, i romani, pensate che cosa facevano i romani? Che mangiavano tante, quindi giustamente avevano capito che poi era meglio ovviamente lavarsi i denti, ma loro facevano delle pastine con i mattoni e con il gesso. Ragazzi, non voglio pensare sui denti che fine, vabbè che vivevano poco perché comunque l'età media non era altissima, però sicuramente si distruggevano la superficie dei denti, cosa che noi non dobbiamo fare. Per cui, tornando alla nostra parete immensa al supermercato davanti a centinaia di scatole di dentifricio, quale dobbiamo scegliere? Allora, consideriamo appunto, abbiamo detto che il dentifricio è costituito, è un sapone, quindi va considerato come un sapone. Poi appunto può avere dei sapori particolari e quindi scegliete sulla base del sapore che vi piace. Dovete sapere per esempio che uno dei parametri importanti è che il dentifricio non deve essere particolarmente aggressivo, particolarmente abrasivo. Il valore che determina l'abrasività si chiama RDA e ovviamente non lo trovate, ciao Elisabetta, buonasera, e ovviamente non lo troviamo purtroppo sui nostri tubetti di dentifricio. Andate a prendere i vostri tubetti di dentifricio, chi mi sta seguendo, correte subito in bagno, andate a prendere il tubetto di dentifricio e guardate che cosa c'è dentro. Anzi, ditemi un po' quali sono i dentifrici che sono più in voga. Andate a prendere il dentifricio e mi scrivete qui sotto quali sono i dentifrici che voi utilizzate. Allora, ce ne sono di tantissimi tipi, come sapete, bianchi, neri, rossi, viola. Quindi abbiamo detto i costituenti di base quali sono. Considerate che il 75% della pasta dentifricia è costituita da acqua. Va bene? Quindi tantissima, una grandissima quantità di acqua che serve anche per per diluire l'abrasività e per diluire tutte le varie sostanze che ci sono all'interno. Poi un'altra buona quota è rappresentata dagli abrasivi. Gli abrasivi ci devono essere, come vi dicevo, non troppo forti, e quindi c'è questo valore che determina il grado di abrasività che vi dicevo, poi mi sono persa per strada, che vi dicevo essere l'RDA, cioè Dentin Radioactive Abrasion, il grado di abrasività sulla dentina. Perché sulla dentina? Perché la dentina è il tessuto che c'è sotto lo smalto. Aspettate che ve lo faccio vedere. È il tessuto che c'è. Ciao Paola, buonasera! Allora, vi dicevo, è questo tessuto qui che c'è sotto lo smalto. Tanto voi lo sapete, ormai vi siete abituati a vedere sempre tutto al contrario. Questo fuori blu è lo smalto, quello sotto è la dentina. Dovete sapere che la dentina si abrade circa 35 volte più velocemente dello smalto, e questo ci fa anche capire perché è così importante lavarsi bene i denti e non usare forza come vi ho detto tante volte. Ok, qui c'è un senso, dai, vediamo gli altri che dentifricio usano, scrivetemi sotto, ciao!
Amore, ma quante pazienti meravigliose e affezionati che ho. Allora, ragazzi, scrivetemi sotto i dentifrici che utilizzate. Quindi vi stavo dicendo appunto, l'RDA è il grado di abrasività sulla dentina e che viene valutato proprio perché la dentina è una delle strutture portanti del dente, ma si abrade piuttosto velocemente. Quindi vi dicevo, per questo è importante non usare dei dentifrici abrasivi. L'RDA normale, diciamo che non causa particolari problematiche, è circa fino a 120, diciamo da 50-60 fino a 120. E diciamo che i vari. Ciao, buonasera, ben arrivata! Tu Colgate, perfetto, Colgate, perfetto, bravissima. Allora dicevo, quindi gli elementi costituenti quali devono essere? Abbiamo detto che c'è il 75% di acqua all'interno di una pasta dentifricia, poi abbiamo una buona, ciao Marina, una buona quota di Colgate Total, perfetto, bravissimi, ancora continuate pure a segnarmi quelli che sono i dentifrici, così vi dico un po' le caratteristiche. Fondamentalmente fin qui che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che molti di voi utilizzano dei dentifrici molto buoni che si trovano nella grande distribuzione e quindi devono avere un RDA medio-basso, quindi al massimo circa tra 90 e 120. Allora, questo che cosa comporta? Comporta il fatto che non sono particolarmente aggressivi. L'altra cosa che spesso noi ci aspettiamo dai dentifrici è, per esempio, che abbiano un effetto sbiancante. Ecco, ci sono moltissimi, moltissimi. Ah, perfetto, Simona, extra sensitive, perfetto. Fondamentalmente voi considerate che le paste dentifrice sono tutte molto simili come costituzione, quindi vi dicevo acqua, abrasivi ci devono essere per una buona quota perché servono per asportare meglio la placca batterica. Se noi utilizziamo un dentifricio senza abrasivi, che cosa è stato visto? È stato visto che si formano tantissime macchie. E questo che cosa fa? Spinge tra l'altro il paziente a premere di più, a usare più forza sullo spazzolino, danneggiando la superficie dei denti, come abbiamo visto in diverse altre puntate. Se non le avete viste, andatele a vedere. Dove vi spiegavo un po' tutto sulla metodica, la pressione da utilizzare, eccetera. L'altra cosa che abbiamo dei dentifrici sono gli umidificanti. Gli umidificanti sono delle sostanze che servono proprio per, come ad esempio lo xilitolo e il sorbitolo, che sono sì degli zuccheri non cariogeni, quindi sono degli zuccheri che non possono essere metabolizzati dai batteri, ma che servono in questo caso soprattutto per non consentire alla pasta dentifricia di formare dei grumi. E quindi di mantenersi nel tempo, di mantenersi fluida nel tempo. Altre sostanze che possiamo trovare nelle paste dentifrice sono ad esempio dei disinfettanti, degli antisettici, come per esempio il triclosan. Se voi andate a vedere sulle paste dentifrice, mediamente queste sono le sostanze che possiamo utilizzare. Poi, soprattutto nelle pubblicità, vengono utilizzati invece tante altre, diciamo, specchietti per le allodole, nel senso che per esempio se noi diciamo il dentifricio contiene, non so, la vitamina C piuttosto che l'enzima non so quale, dovete considerare che spesso è vero che nelle paste dentifrici ci sono queste sostanze e sono state studiate per avere un effetto antisettico e per aiutare il paziente anche a controllare meglio l'accumulo di placca e l'infiammazione gengivale. Ma il problema qual è? È quello che spesso noi abbiamo un tempo di spezzolamento molto molto breve. E questo che cosa comporta? Comporta che se anche quel dentifricio contiene delle sostanze attive in vitro, cioè in laboratorio, abbiamo creato un dentifricio che abbia determinate caratteristiche. Il problema è che poi in bocca, quando noi andiamo a spazzolarci i denti, e magari lo facciamo in modo molto frettoloso, in 60 secondi, capite bene che non hanno la possibilità, il dentifricio non ha la possibilità di svolgere la sua azione, disinfettante ed antisettica. L'altra cosa importantissima è la quantità. Spesso mi viene domandato, ma quanto ne devo usare di dentifricio? Quanto ne usate voi di dentifricio? Scrivetemi un po' che cosa ne pensate. Molto spesso tutti noi della nostra generazione siamo cresciuti con l'immagine del dentifricio acqua fresca. Io sono cresciuta con quell'immagine lì, con quella striscione gigantesca e quel pezzo gigante di dentifricio che utilizzavamo. Questo che cosa comporta? Il fatto che ci riempiamo la bocca con questo sapone.
quindi che cosa succede? Vediamo meno ciò che stiamo facendo e i miei pazienti sanno che io invece batto tantissimo sul fatto che dobbiamo guardarci allo specchio per riuscire ad essere più efficaci e a pulire delle zone ben precise tra dente e gengiva per poter essere più efficaci. Chiara ne usa pochissimo, bravissima, però i miei pazienti sono avvantaggiati perché sanno già che cosa, quali sono le regole giuste, quindi fantastico. E dicevo appunto, tutti noi però, prima, probabilmente anche Chiara, anche gli altri, forse anche Paola, usavate molto dentifricio. Invece il dosaggio deve essere veramente molto molto limitato, è come se noi ci volessimo lavare le mani con una quantità enorme di sapone. Un altro elemento importante da tenere presente, quindi abbiamo detto, scusate, la quantità, abbiamo detto poco dentifricio che viene distribuito velocemente su tutte le superfici, poi si va davanti allo specchio e iniziamo la metodica di spazzolamento come vi ho fatto vedere in altre puntate. Per quanto riguarda invece i bambini è importante consigliare di utilizzare la cosiddetta pea size, cioè la dimensione di un pisellino primavera, quelli verdi. Ecco, quella è la dimensione, la quantità giusta di dentifricio da utilizzare nei bambini, quindi veramente un dosaggio piccolo piccolo, e questo tra l'altro non incentiva nemmeno il fatto di usarne tantissimo, ma soprattutto di mangiarlo, perché spesso molti bambini mi viene detto che mangiano molto dentifricio e quindi questa non è una cosa proprio molto molto buona. Altro elemento fondamentale, se voi andate a vedere i vostri dentifrici, vedrete che c'è sempre il fluoro all'interno. Il fluoro o sostanze derivate dal fluoro, fluoruro stannoso, appunto cloruro stannoso, piuttosto che vari fluoruri. Il fluoro a cosa serve? Ne abbiamo parlato lungamente anche di questo elemento e serve essenzialmente per rinforzare lo smalto dei denti, ma deve essere in quantità giusta. Quindi per esempio ai bambini non facciamo utilizzare il nostro dentifricio, perché il dentifricio di un adulto, e se voi andate a vedere sui vostri tubetti di dentifrici, anzi andateli a vedere sui vostri tubetti di dentifricio, stasera vi faccio lavorare ragazzi, sono cattivissima, andate a vedere sui vostri dentifrici quanto fluoro contengono, vediamo chi risponde in modo esatto. Per quanto riguarda, intanto mentre io vado avanti, voi segnatemi quanto fluoro avete, quindi dovete andare a vedere il ppm, parti per milione, c'è scritto sempre in fondo agli ingredienti, ci sono le parti per milioni di fluoruro. Vediamo chi me lo segna e chi mi dice un po'. Nei dentifrici per i bambini fino ai 6 anni si consigliano 1000 parti per milione. Io pigrissimo, no Paola, dai, vai a prendere il dentifricio, ti aspetto e mi segni quante parti per milione. mi fai troppo ridere. Quindi dicevo, fino ai 6 anni 1350, ok, ne hai un pochino meno rispetto alla media, mediamente comunque sì, è giusto, 1350 o 1450 parti per milione. Bravissima Simona Romano, ha vinto un premio. Quando passi dal mio studio, me lo ricordi, ti do una penna spettacolo di quelle fantastiche che abbiamo regalato quest'anno ai nostri pazienti. Quindi dicevo, 1350 o 1450 parti per milione è il dosaggio ottimale di fluoro che appunto è contenuto nelle paste dentifrice per gli adulti, quindi non va dato ai bambini. Per quanto riguarda invece i bambini, abbiamo detto fino ai 6 anni è 500 parti per milione, dai 6 anni fino diciamo ai 12 anni, quindi un dentifricio sempre per bambini può avere anche 1000 parti per milione. Considerate sempre che appunto la quantità di fluoro è minima e che quella che viene a contatto con i denti è veramente irrisoria. È per questo che è molto importante consigliare sempre di lavarsi i denti con un dentifricio che contenga la quantità di fluoro idonea per l'età, ma deve essere sempre presente.
Un altro elemento importante è rappresentato dai tensi attivi. I tensi attivi sono delle sostanze estremamente importanti che sono contenute in tutti i saponi. Tutti i saponi con cui noi veniamo a contatto contengono dei tensi attivi. Perché? Perché il tensioattivo tende ad abbassare la tensione superficiale dello sporco e quindi ne agevola l'asportazione. Un tensioattivo che è molto presente nei dentifrici è il sodio laurilsolfato, SLS. Il sodio laurilsolfato che cosa fa? È caricato negativamente. Questo non vi dirà nulla, però vi fa capire perché. È caricato negativamente, quindi è un anione. Essendo caricato negativamente, che cosa fa? Si lega ai tessuti che sono caricati positivamente e tende a avere un effetto di disidratazione. Quindi ci sono delle persone, dei soggetti che sono particolarmente sensibili e quindi il sodio laurilsolfato, un dentifricio che contenga questo tensioattivo può creare una disidratazione particolare delle mucose e può causare soprattutto un assottigliamento delle mucose che può dare origine a delle afte. Infatti, molto spesso i pazienti che tendono ad avere delle afte ricorrenti cerchiamo di consigliare dei dentifrici che non contengano sodio laurilsolfato, SLS, e che è praticamente nella stragrande maggioranza di tutti i dentifrici, di tutti i saponi che utilizziamo. Quindi è molto molto comune. Quindi questo dato è molto importante perché ci sono dei pazienti che stanno veramente malissimo per quanto riguarda le afte. Allora, avete un po' di domande da farmi, altrimenti io per stasera devo essere velocissima perché c'è una riunione qui nella stanza accanto e quindi, ahimè, dovrò chiudere abbastanza velocemente. Stavo guardando le domande. Un'altra cosa importante, allora, dentifricio sbiancante? Sì, no. Avevo iniziato prima, poi mi sono fermata. Allora, ci sono degli studi che hanno comparato oltre 38 paste dentifrice cosiddette sbiancanti. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che non sbiancano tanto. No, non sbiancano. Che cos'è che sbianca? Sbianca il fatto di non assumere, ovviamente non fumare o non assumere. Esatto, bravissima. Non assumere sostanze, per esempio il fumo, tanto caffè, tenere in infusione il tè per molto tempo, perché sono tutte sostanze che tendono a legarsi alla superficie del dente, ma soprattutto si legano alla placca batterica. Il trucco per avere i denti bianchi e sani è sempre spazzolarli bene. Se noi sulla superficie del dente lasciamo accumulare una patina di placca batterica, quindi questo biofilm di cui molte volte vi ho parlato, questo biofilm è appiccicoso e tende ad assorbire anche i pigmenti. Quindi i denti tendono a macchiarsi maggiormente. Allora, i dentifrici sbiancanti spesso o sono troppo aggressivi, troppo abrasivi e quindi sbiancano perché graffiano la superficie del dente. Non so chi della mia generazione si ricorda quando eravamo piccoli, c'era sempre quella pubblicità del Vim, della polvere Vim che serviva per pulire il bagno e c'era la pattinatrice, si vedeva la pattinatrice nel lavandino, no? Si vedeva il pattino che graffiava la superficie del lavandino. Ecco, è un po' una cosa del genere. Se noi utilizziamo dei dentifrici molto aggressivi, la superficie del dente tende a graffiarsi. Quindi all'inizio magari possono sembrare un pochino più bianchi perché chiaramente se avevamo delle macchie e usiamo qualcosa di aggressivo e di abrasivo, all'inizio potremo avere i denti leggermente più bianchi, ma successivamente che cosa succede? Che se la superficie dello smalto non è liscia a sufficienza, tenderà a pigmentarsi molto molto più velocemente e quindi non abbiamo fatto un gran risultato, non abbiamo ottenuto un gran risultato. No, direi di no, decisamente. Ultima cosa prima di chiudere, i dentifrici al carbone attivo, quelli neri che fanno un po' impressione, io ho provato anche a utilizzarli, fanno un pochino impressione effettivamente. Allora, i dentifrici al carbone attivo che cosa fanno? Beh, quello che vi ho detto ora contengono anch'essi delle sostanze di origine vegetale, ma fondamentalmente il potere sbiancante, come vi ho detto, vi ho detto ora, è quello dato da come spazzolo i denti, dalla metodica di spazzolamento e da quanto faccio l'igiene in modo appunto in modo regolare.
Ragazzi, di là sta iniziando la riunione, quindi ci vediamo non la prossima settimana. Ciao Elisabeth, ci vediamo non la prossima settimana perché lunedì prossimo sarò di ritorno da Roma dove vado a fare questo corso grandissimo dove vi inviterei, ma vi manderò delle foto con Daniele Di Benedetti e quindi sarò di ritorno lunedì sera tardi perché sarà un corso molto molto intensivo che inizia venerdì e finisce lunedì pomeriggio. Quindi bisogna essere in forza e grazie a tutti i cuoricini, cuoricini, cuoricini. Volevo i cuoricini anche di Riccardo che di solito, ciao, 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 che di solito mi manda le raffiche. Quindi per chi non è riuscito a seguire questa diretta, se avete voglia potete condividerla o potete comunque riguardarvela. E un consiglio che vi do, sentite queste dirette perché vi danno, cerco perlomeno di darvi tante informazioni. Ciao Paola, cerco di darvi tante informazioni che possono servire. Quindi per esempio le dirette le potete anche sentire mentre siete in macchina, non le guardate, ma le potete sentire in modo tale da intanto capire un po' di cose, un po' di meccanismi. Su quello che è tante informazioni e tra l'altro due cose vi devo dire. Una, se qualcuno ha visto il nuovo format che sto pensando, dove appunto vi informo su quelle che sono le attività formative, anche per sapere un po' con chi avete a che fare. Vi mettete nelle mani di una che si informa, non si informa, si confronta, chissà. E quindi c'è questo nuovo format che si chiama Indolè Ikchefa. E quindi guardatelo e ditemi un po' che cosa ne pensate, se vi sembra un'idea utile e se vi sembra un qualcosa che possa servire soprattutto al paziente per rendersi conto appunto di quanto a Riccardo e a Nanna, dagli un bacino, mi dispiace tanto, sei ancora malato, ma guarirà e sarà fortissimo con dei denti spettacolo. Un bacino a Riccardo. E quindi vi dicevo, guardate questo format e mi piacerebbe appunto sapere un po' che cosa ne pensate, se vi sembra una cosa che possa essere utile e stimolante anche perché io penso che anche il paziente, dal punto di vista del paziente, è importante avere un'idea di come si forma il proprio medico e di che cosa fa e che cosa porta a casa ogni volta. Quindi ecco, vi terrò aggiornati sulle mie attività extra studio. L'altra cosa importante, parlo per tutte le mamme e i bambini che mi stanno guardando, che mi guarderanno, sabato 23 febbraio cercheremo di fare una festa in maschera. Io devo trovare ancora la maschera, ma la troveremo, anche Chiara, ma la troveremo, una festa in maschera qui in studio. Proprio per i che la fa anche, ma i che lei, indolei che fa. E quindi vi dicevo, ci sarà, faremo appunto questa festa con i bambini, solo ed esclusivamente con i bambini, e mi piacerebbe anche fare una gara di torte. E quindi ogni mamma può portare una torta, quindi adesso ci pensiamo, ma penso che faremo così. Quindi gara di torte, perché anche i dentisti mangiano le torte e il messaggio che voglio dare ai bambini non è che non bisogna mai mangiare i dolci, ma bisogna mangiarli in modo corretto e soprattutto poi sapersi lavare i denti. E questa è una cosa che stiamo molto migliorando e con tanti bambini sicuramente questo messaggio sta passando. Quindi segnatevi il sabato 23 febbraio, faremo una festa in maschera qui a Troghi in studio, proprio con i bambini, in modo tale da, come piace a noi, far passare sempre questo messaggio che dal dentista. Sì, va bene, se ti vesti da fiorellino o qualcosa del genere, Paola, ci piaci. E quindi dicevo, perché questo? Perché noi facciamo tante attività per i bambini, perché io credo molto nel fatto che il bambino deve venire in studio volentieri e deve associarci a un qualcosa di l'assaggio di torte, lo sapevo Paolo, lo sapevo che volevi venire solo per l'assaggio delle torte. Allora ragazzi, quindi vi dicevo, è importante che i bambini che vengono in studio, anche per subire delle terapie a volte molto impegnative, perché noi come sapete lavoriamo anche su bambini di 2 anni e quindi bambini che hanno carie e devitalizzazioni, quindi terapie molto molto impegnative già per un adulto, figuriamoci per un bambino, però vengono volentieri e quindi io voglio assolutamente che il dentista venga associato ad un personaggio comunque positivo.
comunque che può aiutare e che non deve essere temuto. Questo è veramente il mio obiettivo di vita, come ormai sapete, chi frequenta lo studio lo sa, tra giochini e cose. Vedete lì sulla, vedete lassù, abbiamo tre topini sulla televisione che ormai li utilizzo anche per gli adulti, devo dire, stupiscono anche gli adulti e distolgono l'attenzione. Quindi finiremo di parlare dei dentifrici la prossima volta. Scrivetemi per favore le vostre domande, i vostri quesiti, perché è importante e voglio poter essere utile. Mi fa piacere che queste puntate, queste dirette possano appunto essere utili per tutte le persone che mi conoscono o che non mi conoscono. Quindi ragazzi, aspetto le vostre domande, i vostri pensieri e andiamo avanti. Lunedì prossimo, come vi dicevo, non ci sarò perché sarò di ritorno da Roma la sera tardi, super carica, cattivissima, e ci vedremo quindi il lunedì successivo, che non mi ricordo che data è. Benissimo, allora vi auguro un bacino a tutti, mandatemi un po' di like, un po' di cuoricini per non farmi sentire sola, un bacio grosso grosso, mi raccomando, postate le vostre domande. E quindi vi aspetto la prossima volta. Perfetto, va bene. Un bacino a tutti. Ciao, ciao, ciao. Un po' di like. Un bacio. Buonanotte. E mi raccomando, ricordatevi, i dentisti non sono cattivi, è che li disegnano così. Ciao, ciao. Grazie di essere stati con me. Ciao.